Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Capita anche nelle squadre più forti della storia del football di individuare un'anomalia, un elemento apparentemente fuori posto, quasi di disturbo in un'armonia tecnica atletica perfetta. Ma spesso questo elemento rappresenta un valore aggiunto, capace di gettare un'ombra di bizzarra leggenda su qualcosa già di per sé storico. L'Olanda del 1974, l'arancia meccanica che sfiorò il titolo mondiale, cambiando per sempre il modo di giocare con il suo calcio totale, aveva lui, Jan Youngblood, l'assurdo. La grande maggioranza degli appassionati di calcio ha conosciuto a ritroso la storia di Youngblood, restando inizialmente incuriositi, catturati, a volte folgorati dai suoi tratti improbabili, per poi capire cosa ci facesse uno così in una delle squadre più forti di tutti i tempi. Fisico non slanciato, al contrario di quello degli altri portieri, in un mondiale rimasto nei cuori e nella storia come Monaco 74. Andava oltre gli 80 kg pur non superando il 1,80 m di altezza. Postura dinoccolata e svagata è una particolarità. Parava senza i guanti, che secondo lui ne mettevano a repentaglio la presa. Non che con quell'Olanda ci fosse bisogno di troppe prodezze. Arrivò alla finale contro la Germania con un solo gol subito, per giunta un autogol del colosso difensivo Ruud Krol, e i tiri subiti non furono molti di più. In più, Youngblood non era certo un talento di primo pelo. Giocò quel mondiale a 34 anni, con una sola presenza precedente in nazionale, 10 anni prima. Una performance non memorabile, tanto che non venne più convocato, e fino a quel 1974 non abbandonò mai lo status di semiprofessionista, possibile in Olanda. Di professione, Youngblood era ufficialmente un tabaccaio, tant'è che per andare in Germania per i mondiali dovette affidare alla famiglia la tabaccheria, che comunque doveva andare avanti, e si portò l'attrezzatura per quella che, per sua stessa ammissione, era la sua vera grande passione, la pesca. Canne da pesca nella valigia e guantoni lasciati a casa, Youngblood cosa ci faceva lì? Non faceva neanche parte dell'aristocrazia del calcio olandese, in quanto a militanza nei club. Quell'Olanda leggendaria giocava con un blocco monolitico dell'Ajax, con il supporto dei due Wim, Van Hanegem e Ris Bergen, del Feyenoord. Youngblood giocava invece col piccolo De Vues di Amsterdam, che non poteva nemmeno sognare di avvicinarsi ai rivali cittadini dell'Ajax. A rendere il tutto più strano, Youngblood giocò il mondiale del 1974 con il numero 8 sulle spalle, perché i numeri non vennero assegnati per ruolo, con l'uno che spetta di diritto al portiere, ma per ordine alfabetico. Ora però è il momento di dare qualche risposta. Perché l'Olanda di Cruyff aveva bisogno di un tabaccaio che giocava senza guanti, con il numero 8 sulle spalle e l'hobby della pesca in porta? La risposta è proprio nella definizione l'Olanda di Cruyff. Il numero 14, a proposito, fu l'unico a poter evitare l'ordine alfabetico scegliendosi da solo il numero preferito, aveva un'influenza gigantesca sulle scelte della nazionale olandese. Chi non faceva parte del clan di Cruyff non giocava. E quello che era considerato il portiere migliore del momento, Jan van Beveren, è inesatto dire che avesse un rapporto non cordiale col grande Johan. Semplicemente non si sopportavano. Youngblood, di carattere mite e simpatico, era invece amato dallo spogliatoio e dai suoi bizzosi fuoriclasse. Si ritrovò titolare anche per un altro motivo. Il calcio totale perfezionato dall'allenatore degli Orange, col nome di un console romano che da Marinus venne abbreviato in Rinus Michels, prevedeva dettami zonisti che ancora oggi sarebbero all'avanguardia. Il campo doveva accorciarsi e allungarsi nella disposizione dei calciatori di 20 metri in pochi secondi e avere un portiere abile nel gioco coi piedi era indispensabile. E Youngblood giocava il pallone meglio di molti centrocampisti dell'epoca. Con le mani se la cavava, ma non poteva certo essere lui a cambiare la storia in quella finale leggendaria, in cui l'Olanda segnò il primo gol senza mai far toccare il pallone agli avversari. Ma poi, clamorosamente, dovette soccombere. Il pari lo segnò Breitner su rigore e Youngblood confermò le sue particolarità. Se pensava di non poter parare un tiro, non si tuffava. E non lo fece neanche in una finale di Coppa del Mondo, che poi fu decisa dal grande, implacabile Gerd Müller. Le vie del destino sono stranissime. Dopo Monaco 74, Youngblood continuò a giocare a calcio, stavolta da professionista, e fu convocato anche per il mondiale successivo, in Argentina.
ma senza più l'ala protettiva di Cruyff finì in panchina dopo aver sbagliato molto nel match contro la Scozia, che pure qualificò l'Olanda al secondo turno. Fu sostituito da Scrivers, che si spaccò letteralmente la faccia nella partita decisiva per l'ingresso in finale contro l'Italia. Rientrò Ljungblud, Zoff prese due gol con due tiri da 40 metri e in finale ci andò di nuovo l'Olanda, ancora con Ljungblud in porta. Due finali mondiali del tabaccaio, zero vittoria. Anche quella volta il mondiale se lo presero i padroni di casa, l'Argentina, con i militari a bordo campo. L'assurdo può toccare vette sublimi e abissi profondi. Gli anni 80 riservarono a Ljungblud una tragedia terribile, la morte del figlio Eric, anche lui portiere del DWS Amsterdam, che morì colpito da un fulmine durante una partita della sua squadra. E poi, l'anno successivo, un infarto che non uccise Ljungblud, ma lo portò al ritiro. Non poterono neppure dire che appese i guantoni al chiodo, perché non li usava. La sua tabaccheria ad Amsterdam è ancora lì. Se il video ti è piaciuto, non devi fare altro che lasciare un like e soprattutto iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!